Allora, siamo con il signor Francesco. Il signor Francesco è un sabbiatore verniciatore, percepisce il reddito di cittadinanza, mi ha fermato proprio qui dinanzi a Palazzo di Città e mi diceva e mi dice: io percepisco il reddito di cittadinanza, ma non voglio stare qui così come un parassita a non fare nulla. Vorrei mettere a disposizione la mia professionalità, le mie capacità. Ecco, nel mio programma di candidato sindaco e di sindaco, l'obiettivo è far sì che coloro i quali percepiscono un reddito di cittadinanza si rendano utili alla collettività, dando tanto nei termini appunto di quello che è il loro patrimonio, appunto, di conoscenza, di mestiere e quant'altro. Allora, Francesco, dici la tua situazione. Il problema esiste in questo. Con il cittadinanza che ti danno da mangiare, sì, questo lo capisco, non me ne frega niente, perché per il semplice motivo sono in piena forza, non prendo né medicine né niente. C'ho da dare ancora tanto per Taranto, nello stesso tempo io mi sveglio la mattina, non so che fare, dalla mattina alla sera, camminando. A cosa? Ti deprimi. Mi deprimi, vorresti poi prendere le pillole per antidepressive. Vorresti renderti io ancora uno. Io faccio anche un appello al comune, anche se mi mettono a fare le pulizie. Io ci vado, non mi interessa. Ma io, Francesco, ti dico, il mio sogno, che è quello di diventare sindaco, è far sì che ogni cittadino si senta felice di essere tale, dando il proprio contributo alla città. Ed è un messaggio forte quello di Francesco quest'oggi, perché il reddito di cittadinanza deve essere un qualcosa di produttivo per la comunità e non un qualcosa di parassitario. Addirittura io stavo cercando delle persone con la cittadinanza che vengono al mio fianco per combattere questo problema, perché è vero che lo Stato ti dà una mano, però io pago 300 euro di casa, adesso ho avuto lo sfratto e devo andare via, e di conseguenza non sto trovando case che mi danno l'opportunità con la cittadinanza di abitare, non posso andare per la strada perché vogliono buste paghe, vogliono le garanzie, vogliono tutto. Allora, lavorando con una busta paga, lavorando venendo immesso nel mondo del lavoro. Il mondo del lavoro, perché ho 57 anni, non sono un vecchio di 70 anni, 80 anni. E hai una tua professionalità. Allora andrò in pensione a 70 anni, ma adesso sto in forza. Ecco, ma perché stare fermo a guardare invece di... A guardare che? Vedete, lo spirito del reddito di cittadinanza era proprio quello di dare un aiuto momentaneo e immettere poi i lavoratori nel mondo, gli attuali disoccupati, nel mondo del lavoro. Questo è lo spirito. Purtroppo si è trasformato purtroppo nel reddito appunto del parassitismo, e così non va bene. Negli altri paesi europei è così, cioè il lavoratore che percepisce il reddito di cittadinanza vive una fase momentanea prima di essere immesso appunto nel circuito lavorativo. Ma io faccio anche un appello agli altri, vedetemi su Facebook, mandate dei messaggi, Francesco Tenino Circuita. Cioè, accompagnatemi a questa battaglia, quello che voglio dire. Non possiamo guardare il castello, il pullman, la camera e non fare niente. Utili. Io devo essere utile ancora per me stesso e per gli altri, che comunque Taranto ha sempre bisogno di. Perché se vogliamo la disoccupazione arrivare da Taranto, c'è Taranto Vecchio che vuole essere rifatta da tutti. Al collocamento non ci stanno chiamando neanche per uno spirito giornaliero, fare una giornata, due giornate, per rendersi utile. Ma anche quello che io dico, lavori piccoli in città, la buca, il marciapiede, io ci vado, non mi interessa, io ci vado, a me Francesco, mi interessa. Noi ti ringraziamo. E l'esempio di Francesco è l'esempio di un tarantino che vuole guadagnarsi lo stipendio. È lo spirito che ci deve animare. Grazie Francesco. Grazie a voi.